Curzio Maltese in Pronto? linea. Ciao Curzio. Ciao. Allora, tu sei lì in zona Senato Piazza Navona? Da Sì, sono a Piazza Navona da un paio d'ore. un paio d'ore. Cosa hai visto? Cosa ci puoi raccontare di quello che sta succedendo e del successo? Guarda, io ho visto cose che francamente mi imbarazzano, nel senso che se non le avessi viste tenterei piuttosto a crederci. Nel senso che la realtà è che questo gruppo, non di studenti, perché poi li ho visti bene, sono neonazisti, non so come chiamarli, ma insomma con le spranghe e tutto, è arrivato con un camion pieno di spranghe e armi verso le 11, dopo aver picchiato per strada un paio di ragazzi, circondati e picchiati. Sto raccontando tutte cose che ho visto, Ah, certo. quindi non ho sentito dire. E sono arrivati qua totalmente, diciamo, non voglio dire scortati, ma ignorati dalla polizia, e hanno incominciato a provocare, a attaccare, a picchiare dei studenti che erano qua, al grido duce duce. Un gruppo di studenti di Roma 3 e di insegnanti di liceo è andato a protestare col funzionario di polizia addetto alla sicurezza, e questo gli ho detto: ma quelli sono di sinistra. Ora, poi subito dopo ha smentito, secondo l'usanza, la moda, di averlo detto a me, perché mi ha chiesto: scusi, ma come fa a dire che sono di sinistra? E mi sembra una cosa molto, molto sospetta, molto negativa. Mi dispiace anche che si debba parlare di queste cose, perché Certo. inevitabilmente domani si parlerà solo degli incidenti, mentre qui c'erano molti buoni motivi. Gli incidenti sono stati provocati, gli incidenti non vengono dalla manifestazione studentesca, sono stati provocati ad arte, temo, ed è molto brutto doverlo vedere. Ecco. La polizia ha sistematicamente, anche qui, stento a credere a quanto ho visto, ma sistematicamente usato, manganellato gli studenti senza armi e ignorato gli altri, e alla fine poi a un certo punto qualcuno è stato fermato. Ma devo dire che appunto la scena mi ha ricordato, per certi versi, diciamo, momenti peggiori del G8. Spero che non sia una strategia su larga scala, spero che sia un errore dei funzionari che erano chiamati a proteggere questa pezzo di città, e che non, hanno fatto molto male il loro lavoro. Tra l'altro arrivano anche messaggi, Curzio, in diretta, ti leggo quello di Gabriele da Roma, dice stanno attuando il piano proposto da Cossiga nei giorni scorsi. Sappiamo che Cossiga aveva ricostruito un po' le metodologie insomma, Sì, io di ahimè c'ero anche infiltrati. allora. C'eri anche allora, per cui... Sì, in effetti ci sono delle cose che evidentemente, come dire, rimangono nei manuali, e Cossiga ha avuto anche diciamo, poi per come è fatto Cossiga l'ha anche raccontato apertamente, Curzio, siccome non è ti un voglio chiedere signore. questo, visto che tu sei lì e hai visto tutto quanto e ce lo stai raccontando, questi ragazzi, questa squadra che è arrivata armata di tutto punto e ha cominciato a menare a destra e a sinistra, Non sono tanto ragazzi, ecco c'è appunto, un questo ti volevo signore che chiedere. aveva l'aria di essere il capo, che ha credo qualche anno più di me, che ne ho 49, e che sosteneva di essere uno studente, Molto fuori in corso. maniera abbastanza improbabile, ma non erano ragazzi, erano piuttosto grandi, molto strutturati, molto ben addestrati, anche si muovevano come un gruppo insomma, abituato a fare queste cose. Dicono di essere di blocco studentesco. Di studentesco c'hanno poco, di blocco parecchio. Di blocco, anche perché blocco studentesco, però veramente questi ragazzi liceali avevano comunque sfilato nei giorni scorsi insieme a tutto il resto degli studenti. Sì, ma qua ci sono studenti di varia. Una delle insegnanti più infuocate nella protesta, da questo funzionario di polizia, e anche perché è un insegnante di un liceo artistico dove un paio di ragazzini, ma proprio ragazzini, 14-15 anni, uno è finito all'ospedale, insomma, si sono fatti male, erano suoi alunni, e lei era indignatissima per questa polizia. Aveva una croce al collo, allora ho detto: lei è, mi ha detto che è di un'associazione cattolica, che è una che ha votato Casini alle elezioni, per intenderci, ed era indignatissima.
con questo atteggiamento della polizia. Quindi, come dire, l'etichetta politica è vaga, c'è sono successi degli incidenti in una manifestazione che è pacifica e questi incidenti sono stati provocati e la polizia non ha fatto nulla. Da cittadini mi sembra un brutto bilancio della giornata. E in più, da giornalista, mi tocca parlare di una cosa che non c'entra con le proteste, ma è un fatto di cronaca, ecco. E allora grazie a Curzio Maltese per questa cronaca, ma anche per questa analisi all'impronta di quello che è successo e sta succedendo attorno al Senato e Piazza Navona.